Gentili telespettatori, benvenuti al nostro consueto approfondimento. Parleremo di antimafia. Andremo a ricordare un grande giornalista, un grande reporter, Giancarlo Siani, in occasione di un convegno che si era tenuto in Veneto orientale, organizzato dall'Associazione Libera e che noi ringraziamo anche per la collaborazione. Ascolteremo dunque un'intervista a Gianluca Simeone di Associazione Libera e a seguire potremo vedere un messaggio del fratello di Giancarlo, Paolo Siani. Dunque possono partire subito tutti i nostri servizi. Perché Giancarlo era un ragazzo come siamo noi, era giovane, più giovane di una buona parte di noi, aveva solo 26 anni quando la Camorra lo ha ammazzato. Era un giornalista libero, vero, che andava in fondo alle cose, non si è mai fatto nessun tipo di scrupolo e per questo a un certo punto Cosa Nostra e la Camorra hanno deciso di tappargli la bocca. La nostra associazione, per chi non lo sapesse, appunto, è Libera contro le mafie, il nostro scopo è questo, quindi parlare di queste persone, di questi eventi, farlo qui con voi questa sera, farlo con degli ospiti come abbiamo fatto in passato, anche con ospiti illustri come Angelo Corvo, che era della squadra di Falcone nel giorno della strage di Capaci. Abbiamo avuto il magistrato Ingroia ancora nel 2013, abbiamo dovuto avere Paolo Siani, insomma abbiamo avuto anche ospiti importanti qui all'interno del presidio. Stasera abbiamo deciso di modificare un po' la serata e quindi ci sarà comunque un piccolo intervento del dottor Siani. Giancarlo è la persona a cui abbiamo scelto di intitolare il nostro presidio. Era un ragazzo, perché quando è stato assassinato dalla Camorra aveva solo 26 anni. E abbiamo scelto di intitolare a lui il nostro presidio in quanto questo presidio è formato da persone giovani, come erano lui, che hanno voglia di insomma, diffondere questo messaggio di legalità, di onestà, di valori, quindi quello che noi stiamo facendo è un po' portare avanti quelle che erano le sue idee. Lui lo ha fatto in maniera molto forte, in un territorio difficile che era quello di Napoli, della provincia, e purtroppo la Camorra lo ha messo a tacere proprio perché stava facendo delle indagini piuttosto scomode. Questa sera abbiamo il piacere di ricordarlo con la visione del film Fort Apache, un film dedicato alla sua vita, alla sua voglia di fare giornalismo e farlo senza filtri, e lo facciamo in collaborazione con Estate Violenta, che è un circolo cinematografico che ha sede sempre qui a Porto Ruaro. Nella parte più importante della serata avremmo anche voluto avere come ospite Paolo Siani, ma per motivi di lavoro è dovuto rimanere a Napoli e non è potuto venire qui. Recupereremo comunque la serata in data 29 settembre e lo faremo sempre qui a Porto Ruaro nella Sala delle Colonne. Ecco, ricordiamo, il mandante era stato Totò Riina. Sì, è venuto fuori in seguito anche alle indagini che il vero mandante della strage è stato proprio il capo dei capi, Totò Riina, che in quegli anni lì ha raggiunto l'apice della potenza con Cosa Nostra, arrivando appunto a fare anche le famose, tristemente famose stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Sì, esatto, e qui mi viene in mente il processo Stato Mafia, che era stato avviato dal dottor Antonio Ingroia e dopodiché portato avanti da Nino Di Matteo. Ecco, oggi la Cassazione praticamente ha assolto gli imputati, cosa ne pensi? Questo è un argomento che secondo me non è ancora del tutto chiaro, perché più e più volte chi in quegli anni ha seguito Falcone e ha seguito Borsellino avevano intuito entrambi che comunque lo Stato o una parte dello Stato aveva a che fare con le associazioni criminali, quindi non voglio mettere direttamente parola sulla sentenza della Cassazione, però ci sono ancora tante ombre su questa storia, su questo fatto. Ancora non è noto come mai un'associazione criminale, per quanto potente, sia riuscita a far fuori in questa maniera così eclatante due esponenti dello Stato. E lo stesso Borsellino, negli ultimi giorni di vita, appunto, continuava a ripetere che secondo lui non era solo mafia. Eh sì, un
periodo è stato veramente triste. Ecco, mi parli di Associazione Libera, cosa sta facendo oggi? Allora, noi siamo questa associazione che è nata proprio a seguito delle stragi di Via Capaci di Milamelio, grazie a Don Luigi Ciotti, il nostro presidente, che ha deciso di fondarla sul territorio nazionale e poi di diramarla su tutti i presidi presenti sul territorio. E la nostra azione non è direttamente contro il combattere la criminalità organizzata, perché per questo appunto facciamo affidamento allo Stato e alle istituzioni. Noi siamo qui per informare e per formare la cittadinanza, le scuole con servizio di cittadinanza attiva, con serate di come questa, dove appunto portiamo esperienze dirette di persone che la mafia l'hanno vista, l'hanno combattuta, e oltre a questo cerchiamo anche di fare quindi divulgazione nelle scuole con i ragazzi delle medie, delle superiori, parlando anche di temi non solo prettamente alla mafia, ma anche di bullismo, cyberbullismo, emarginazione sociale, che secondo me in questo periodo ricoprono un ruolo importante e meritano un approfondimento anche da parte nostra. Eh sì, hai detto bene, ecco, la legalità nelle scuole può essere una formula, una carta vincente questa? È fondamentale lavorare con i ragazzi, formarli, perché sono il nostro futuro ed è giusto che abbiano il diritto di sapere che cosa è successo, è giusto che loro sappiano che ci sono delle persone che hanno dato la loro vita per permettere che la nostra sia svolta in maniera migliore, quindi è giusto che siano formati e capiscano che cos'è la mafia, cos'è la criminalità organizzata, affinché quando saranno più grandi possano starne il più lontano possibile. Ecco, un riferimento per chi volesse avere delle informazioni per quanto riguarda Associazione Libera, possiamo darlo? Assolutamente sì. Allora, noi come presidio siamo presenti online sia su Facebook che su Instagram, Presidio Libera Portogruaro Giancarlo Siani. Sempre su Facebook e su Instagram trovate anche riferimenti di Libera Nazionale e di tutti i presidi sul territorio. Ecco, un'ultima cosa, molti pensano che la mafia sia solamente al sud, in Sicilia, ma possiamo dire che è anche qui nell'Alto Adriatico? La mafia è sbarcata qui nel nord Italia e anche nel nostro territorio ormai da tantissimi anni. Le prime infiltrazioni mafiose risalgono addirittura a fine anni 50, in Lombardia prevalentemente con l'Andrangheta e qui con la Camorra, anche se ovviamente anche qui ci sono cellule di stampo mafioso di varie fazioni, quindi può essere cosa nostra, come l'Andrangheta e altre tipologie di criminalità. Sono presenti, lo sappiamo bene, quello che è successo in realtà vicine anche al nostro territorio come Eraclea ne sono la testimonianza. Occorre tenere quindi la guardia alta e cercare di capire alle persone che non è una cosa che si limita prettamente alle zone del sud Italia. La mafia è ovunque, l'Andrangheta è una delle mafie presenti sul territorio internazionale maggiormente rispetto alle altre, quindi dove ci sono soldi purtroppo c'è criminalità organizzata. Grazie tantissimo e naturalmente buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro a voi. Riprendiamo un attimo da studio, ora ascoltiamo il messaggio del fratello di Giancarlo, Paolo Siani. Carissime amiche e carissimi amici del Presidio di Libera, tra poco vedrete un film, Portapace, di Marco Risi, che racconta gli ultimi giorni della vita di Giancarlo, mio fratello. Un film che mi farà ridere, mi farà commuovere, mi farà pensare, perché scoprirete come un ragazzo molto giovane, di soli 26 anni, provava a fare il giornalista in una terra difficile, la provincia di Napoli. E lui voleva solo fare il giornalista. Cioè voleva solo raccontare quello che vedeva. E lo faceva molto bene, perché ci hanno poi spiegato i magistrati, e io cito sempre il pubblico ministero Armando D'Altello, che ha portato alla sbarra Mandanti e Killer di Giancarlo, loro ci hanno detto i magistrati che le cose che Giancarlo scriveva negli anni 80, loro non le conoscevano ancora, lo hanno scoperto molto dopo. E questo mi farà capire quanto il lavoro del giornalista è estremamente importante. Un giornalista che non si limita però soltanto a leggere le linee e a passare la notizia, ma un giornalista che va nei luoghi, chiede, si confronta e studia il fenomeno, cioè approfondisce il fenomeno. Quel giornalista è un giornalista a noi tutti molto utile.
perché ci svela i fatti. Io ho soltanto raccontato un episodio di un articoletto piccolo che Giancarlo scrive sul Mattino dell'84, in cui lui racconta della chiusura di una boutique a Torre Annunziata che aveva un titolo particolare, Faggio, e lui svela ai suoi lettori che Faggio stava per Famiglia Faggio Giota, che era il boss del posto per l'Annunziata, e svela che quella boutique serviva a ripulire i soldi sporchi del clan. Bene, abbiamo scoperto dopo, l'ho scoperto appunto Luigi D'Alterio, che dopo quell'articolo il boss cambiò tutti i nomi degli intestatari dei suoi beni e mise di prestanome, perché si preoccupò che potessero i magistrati andare a sequestrare anche altri beni. Ecco, vedete quanto è importante proprio il giornalista e quanto è importante farlo bene. Vedete quanto questo ragazzo ha provato a fare giornalista, quanta voglia ci ha messo. Vedete un ragazzo giovane, che era un bel ragazzo, più alto di me, più visto di me, che faceva tante cose nella sua vita, giocava a pallavolo, giocava a pallone, insomma era tifoso del Napoli, sfegatato come me, è stato così drammaticamente e giustamente fatto fuori dalla comanda, che pensava che facendolo zittire poteva per sempre annullarlo. Ecco, 38 anni dopo noi siamo qui a parlare di lui. Io sono qui a presentarvi il suo film Fortapace e a farvi conoscere questo ragazzo del Sud, Giancarlo, che ha fatto una cosa straordinaria grazie al suo coraggio, alla sua intelligenza e alla sua caparbietà. Io vi ringrazio molto di aver organizzato questo evento, mi dispiace di non essere riuscito a venire questa sera da voi, ma Napoli sta vivendo giornate complicate, in ospedale, diciamo, non mi posso allontanare perché ci aspettiamo che ci sia una città in subbuglio, un subbuglio positivo, bello, allegro, qui non posso andarmene in questi giorni complicati, ma verrò certamente da voi, casomai a settembre, per discutere con voi anche dopo che avrete conosciuto meglio Giancarlo attraverso il racconto che Marco si fa in Fortapace. Grazie, grazie a tutti, buona visione del film. Riprendiamo da studio, ringrazio molto Gianluca Simeone di Associazione Libera per queste spiegazioni che ci ha dato nel corso dell'intervista che ci fanno davvero riflettere. Ringrazio anche voi gentili telespettatori che ci avete seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi regionali. Thank you.